Tra poco sarà presentato in Senato l'emendamento del governo al Jobs Act che contiene sgravi per chi assume a tempo indeterminato ma non contiene misure sull'articolo 18 che vengono rinviate ai decreti attuativi. In serata il voto di fiducia. Renzi dice di non temere agguati della minoranza PD. Nel pomeriggio il Premier parteciperà al vertice dell'Unione Europea sul lavoro. Sì della Procura di Palermo alla richiesta dei boss Rina e Bagarella di partecipare alla deposizione di Napolitano nell'udienza del processo Stato Mafia del 28 ottobre. Domani deciderà la Corte d'Assise. Napolitano intanto interviene sullo stallo per l'elezione dei due giudici della Consulta dopo la 17ª fumata nera. Sono rattristato e amareggiato, scrive il Capo dello Stato. Il governo di Ankara preme per un intervento di terra contro l'avanzata dell'ISIS in Siria, mentre le bandiere nere del califfato arrivano fino alla Libia. 12 persone sono morte ieri in Turchia nei violenti scontri scoppiati durante manifestazioni filo-curde. Intanto i chiedisti del fronte al-Nusra rapiscono in Siria un parroco e 20 fedeli cristiani. Sindaci in rivolta contro l'Altolà di Alfano sulle trascrizioni dei matrimoni gay. Il ministro dell'Interno aveva intimato di annullare le registrazioni anagrafiche comunali delle nozze tra persone dello stesso sesso celebrate all'estero, annunciando l'intervento del prefetto. I primi cittadini si dicono pronti alla disobbedienza con in testa il bolognese Merola, che aveva già rinviato al mittente le richieste del prefetto della sua città. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque manca davvero poco, in queste ore verrà presentato il maxi emendamento al Jobs Act sul quale nel tardo pomeriggio il Senato voterà la fiducia. Renzi si dice tranquillo, non teme agguati da parte della minoranza del Partito Democratico, è molto attento però naturalmente per quanto riguarda il fronte internazionale. Vediamo allora quali saranno i contenuti di questo maxi emendamento. Un messaggio ai mercati, agli investitori potenziali e soprattutto ai partner europei, da recapitare in tempo reale ai big, Angela Merkel su tutti, presenti a Milano per il vertice dell'Unione sul lavoro. Il via libera di Palazzo Madama, la legge delega sul mercato del lavoro, arriverà con perfetta scelta di tempo nel pomeriggio, coincidenza fortemente voluta dal Premier Matteo Renzi, che ha imposto ritmi sostenutissimi. Domani pomeriggio al Senato si voterà la fiducia. Per il Presidente del Consiglio, incontri lampo con le parti sociali e nessuna concessione alla sinistra PD, che chiedeva di aprire una discussione sui suoi emendamenti. Anzi, l'unico emendamento che il Governo presenterà riguarderà il dimensionamento, i contratti a termine e i buoni lavoro, ma non il nodo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, neppure per recepire le aperture fatte da Renzi alla direzione del PD, con il mantenimento della possibilità del reintegro per i licenziamenti disciplinari illegittimi. Palazzo Chigi assicura che si provvederà a indicare i casi di possibile reintegro con i decreti attuativi che il governo emanerà successivamente. Impegno solenne che il ministro del lavoro Giuliano Poletti prenderà nell'aula di Palazzo Madama. Scelta che non piace alla sinistra PD, messa di fronte a un opt-out. È una forzatura, ma saremo responsabili e leali, dice Pierluigi Bersani. I civattiani attendono il testo dell'emendamento del governo per decidere cosa fare. Non è escluso che scelgano di votare contro o uscire dall'aula. Ma Renzi ostenta sicurezza, non teme strappi che significherebbero la fine di questa maggioranza, non temo agguati del PD, se ci saranno li affronteremo, dice. Ieri Renzi ha incontrato i sindacati e le parti sociali, ha detto noi ascoltiamo tutti ma non ci faremo bloccare. Un Renzi che ha parlato anche di punti di contatto con il sindacato, ma è stato su questo gelato dalla Camusso, che ha detto per noi non c'è nessuna novità, il nostro giudizio rimane invariato sul Jobs Act. Un sindacato che però si è comunque di fatto spaccato perché CISL e UIL hanno preso le distanze. Vediamo. Non possiamo che confermare un giudizio negativo del modo in cui si sta proponendo l'intervento sul lavoro, e come abbiamo detto al Presidente del Consiglio, troviamo tutte le conferme della necessità della manifestazione del 25 ottobre e della prosecuzione di un'iniziativa di contrasto all'intervento contro le tutele esistenti.
L'incontro nella Sala Verde non è servito a nulla. La CGIL boccia il vertice dei sindacati col premier Renzi a Palazzo Chigi, ma invece per CISL e UIL c'è stata comunque una svolta nei rapporti del governo con le parti sociali. Una divisione che verrà verificata nei fatti il 25 ottobre, data della manifestazione nazionale convocata da Susanna Camusso, alla quale le altre sigle però non aderiranno. Il Paese ha bisogno di fiducia, ha detto il premier ai rappresentanti dei lavoratori, aprendo l'incontro incardinato su salario minimo, rappresentanza e contrattazione decentrata, oltre all'articolo 18 e il TFR in busta paga. Garantito anche il bonus degli 80 euro strutturale dal 2015, ha promesso Renzi. Quanto ai dettagli del Jobs Act, le regole sui licenziamenti e il reintegro nei casi specifici come l'eventuale ricorso al giudice saranno contenuti nei decreti delegati. Nessuna novità sostanziale, la nostra valutazione non cambia, ha commentato Camusso. Va bene la disponibilità del Premier a discutere sulla rappresentanza sindacale, ma sul resto non condividiamo assolutamente il piano. La neosegretaria CISL e Furlan ha chiesto invece più lotta all'evasione fiscale e maggiori tagli agli sprechi, mentre Angeletti della UIL ribadisce che il TFR è il salario differito dei lavoratori. Renzi ha poi confermato alcuni impegni per la legge di stabilità, dove ci saranno 2 miliardi per la riduzione delle tasse sul lavoro ed 1 miliardo per la scuola. Un altro 1,5 miliardi dovrebbe invece essere aggiunto per estendere gli ammortizzatori sociali. E oggi è anche il giorno dell'atteso vertice europeo sul lavoro, un appuntamento che ha segnato il percorso degli ultimi giorni del Jobs Act. Noi ci colleghiamo in diretta con Milano, con Raffaella Di Rosa che è lì per noi. Buongiorno Raffaella. Sì, buongiorno Emanuela, buongiorno. Io mi trovo qui davanti al vertice, al centro congressi della Fiera di Milano, dove oggi si svolgerà la conferenza ad alto livello sulla occupazione in Europa, non un vero e proprio vertice, ma appunto è chiamata così conferenza. Un incontro che nella mattinata prevede soltanto appunto un incontro tra i ministri del lavoro europei, mentre nel vivo i lavori entreranno nel primo pomeriggio, perché ci sarà l'incontro tra i leader europei. E chi c'è a questo summit, a questo incontro? Ci sarà naturalmente il Premier Matteo Renzi. Ricordiamo che l'Italia è un appuntamento importante, perché l'Italia è nel semestre di presidenza e quindi questo incontro è stato fortemente voluto da Matteo Renzi. Ci sarà la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Hollande e Valls, e poi ci saranno altri leader, i leader di 15 nazioni europee, e poi ci saranno naturalmente il Presidente della Commissione Barroso e altri leader europei. Tema fondamentale è naturalmente il lavoro, l'occupazione. Bisognerà capire, anche se non uscirà da qui una vera e propria ricetta contro la crisi e per l'occupazione, ma capire quale linea prevarrà, se il rigore tedesco o la linea della crescita contro l'austerity di Francia e Italia. C'è preoccupazione anche per il corteo che ci sarà oggi. Noi qua abbiamo trovato forze dell'ordine dispiegate, carabinieri, guardia di finanza, perché c'è un corteo che partirà alle 9.30 di centri sociali, movimenti studenteschi, e un corteo anche della FIOM. Alla fine appunto di questo corteo parlerà il segretario della FIOM Maurizio Landini, e hanno detto: questo è il vertice non dell'occupazione ma della disoccupazione, quindi rischio di incidenti, perché si teme che questo corteo possa raggiungere la zona rossa. Da Milano è tutto, a voi la linea. Bene, ringraziamo Raffaella Di Rosa, naturalmente seguiremo da vicino gli sviluppi di questa giornata, di cui vi daremo conto nelle varie edizioni del nostro telegiornale. Noi adesso passiamo a parlare della trattativa Stato-mafia, perché la Procura di Palermo ha dato parere favorevole alla richiesta dei boss Rina e Bagarella di assistere in videoconferenza, in videocollegamento, alla deposizione di Giorgio Napolitano, che è prevista al Quirinale per il 28 di ottobre. Vediamo.
Ad assistere alla deposizione di Giorgio Napolitano al processo sulla trattativa Stato-mafia fissata al Colle per il 28 ottobre ci sarà l'ex ministro Nicola Mancino e ci saranno anche i boss mafiosi Rina e Bagarella, seppur in videocollegamento dal carcere. L'ha deciso la procura di Palermo, che ha accolto la richiesta degli imputati ritenendo serio il rischio che l'eventuale esclusione potrebbe rendere nulla la deposizione del capo dello Stato o addirittura l'intero processo. La legge infatti obbliga il giudice ad ammettere l'imputato nel caso chieda di partecipare. La decisione della procura mette in serio imbarazzo il Colle, visto che i due capimafia, per mezzo dei loro avvocati, avranno la facoltà di interagire in qualsiasi momento. Critici il Partito Democratico e il Nuovo Centrodestra, che parlano di richiesta incomprensibile. Sulla questione si pronuncerà comunque domani la Corte d'Assise di Palermo. Per il Capo dello Stato ieri è stata una giornata tesa anche sul fronte parlamentare. Per la 17ª volta, infatti, dalle Camere è arrivata l'ennesima fumata nera per l'elezione dei due giudici della Consulta. Il Presidente si è detto rattristato e preoccupato per l'incapacità del Parlamento di adempiere ai propri doveri. Intanto il candidato del centrodestra, Ignazio Caramazza, ha deciso di ritirare la sua candidatura per non essere coinvolto in manovre di partito e di Parlamento. I giochi dunque si riaprono in attesa della prossima votazione fissata per martedì prossimo. E parliamo adesso di economia. Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita non solo mondiali ma anche dell'Eurozona, per la cui economia ha paventato il rischio stallo. Rivisti al ribasso naturalmente anche i numeri dell'Italia: meno 0,2% il PIL del 2014, più 0,8% quello previsto per il 2015, cifre dunque più o meno in linea con quelle fornite dal governo nella nota di aggiornamento al DEF. E le cifre sono state fornite anche per quanto riguarda dalla Germania, locomotiva che non traina più, come dimostra anche il dato di agosto sulla produzione industriale, che ha subito il peggior calo dal gennaio 2009, meno 4%. E adesso in Turchia, dove ci sono stati violenti scontri con morti per le manifestazioni filo-curde in difesa della città di Kobane, che ormai è allo stremo sotto l'assedio dell'ISIS. Vediamo. Anche il diplomatico italiano Staffan de Mistura, inviato delle Nazioni Unite in Siria, invoca un cambio di passo e di strategia nella guerra ai miliziani dell'ISIS, che ormai sono sul punto di conquistare Kobane, città curda in territorio siriano vicino al confine con la Turchia, dove, dopo 20 giorni di assedio, i Peshmerga continuano a combattere strada per strada nella speranza che da ovest arrivi qualche buona notizia, che al momento però latita. Il presidente turco Erdogan ieri ha esortato gli Stati Uniti a preparare un'operazione militare sul campo, senza la quale, a suo avviso, i raid aerei che continuano incessantemente e ai quali nella notte ha dato il suo ok anche il Canada non serviranno a nulla, chiedendo al contempo l'impegno americano per la rimozione di Assad. In assenza di segnali in tal senso, però, le truppe turche restano all'interno dei loro confini, dove peraltro la tensione è altissima e di 12 morti e decine di feriti. Infatti il bilancio della giornata di mobilitazione per Kobane indetta dai partiti filocurdi per condannare il lassismo di Ankara, il tutto mentre in due province e 15 distretti epicentro della tensione in vigore il coprifuoco. Intanto i jihadisti, in questo caso molto probabilmente quelli legati ad al-Nusra, continuano ad imperversare in Siria. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, un parroco e una ventina di cristiani sarebbero stati rapiti in un villaggio situato nella parte nord-occidentale del paese. E torniamo in Italia, dove Bufera, dopo la circolare del ministro Alfano ai prefetti, in cui invita praticamente ad annullare o ritirare le trascrizioni di nozze celebrate all'estero tra persone dello stesso sesso. Vediamo. Vietato registrare formalmente i matrimoni fra persone dello stesso sesso, obbligo di cancellare quelli già registrati. La circolare del ministro dell'Interno Alfano è arrivata alle prefetture in controtempo, mentre in Parlamento si discute la bozza per regolamentare le unioni civili, e proprio il giorno successivo alla decisione a Milano di iscrivere all'anagrafe i matrimoni gay celebrati all'estero, una scelta raggiunta dopo lungo dibattito nell'assemblea comunale. Già altri municipi nei mesi scorsi avevano preso la stessa strada e contro l'intervento del governo sono numerosi i sindaci che intendono fare resistenza. Applichiamo la legge, ha detto ieri il sindaco di Milano Pisapia, legge che impone appunto di iscrivere negli elenchi le coppie sposate all'estero. E Virgilio Merola, sindaco di Bologna, fra le prime città ad aprire i registri alle coppie omosessuali, iniziando la polemica con Alfano, definisce il documento del Ministero una stupida circolare. Si unisce alla disobbedienza anche il sindaco di Udine, Furio Onzel, che qualche giorno fa ha trascritto fra le polemiche il primo matrimonio fra due donne.
Le altre città in cui è possibile registrare i matrimoni celebrati all'estero fra persone dello stesso sesso sono Napoli, Firenze, Grosseto, Empoli. Il commento di Alfano è arrivato ieri in serata su Twitter. Polemiche ideologiche, conoscere per deliberare, diceva Einaudi, con un link al testo della circolare che ha scatenato le polemiche. Daniele De Santis, l'ultra romanista accusato dell'omicidio, di aver ucciso Ciro Esposito durante gli scontri di quella bruttissima partita di Coppa Italia, ha messo nero su bianco le sue responsabilità in una lettera ai PM. Vediamo. Non sono pronto, non sto bene fisicamente né moralmente, ho bisogno di riflettere, rinviamo, scrive Daniele De Santis ai pubblici ministeri che avevano concordato con gli avvocati un interrogatorio domani nel reparto protetto dell'ospedale viterbese di Belcolle. Al di là delle premesse sul rinvio dell'atto istruttorio, il fax, due pagine a stampatello, contiene la confessione dell'omicida di Ciro Esposito. Pochi giorni dopo i fatti avvenuti a Tor di Quinto il 3 maggio, prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, il tifoso della Roma, anche lui ferito gravemente nello scontro con gli ultra del Napoli, aveva rifiutato l'interrogatorio di garanzia dicendo di sentirsi stordito dai farmaci. Ma ora De Santis, accusato di omicidio volontario, ammette: sono stato coinvolto in una rissa, ho temuto per la mia vita e ho sparato, sono stato dipinto come un mostro, ma non lo sono, mi hanno persino accusato di voler aggredire donne e bambini che erano su un pullman di tifosi, per fortuna la verità sta emergendo. Altri contenuti non filtrano dalla lettera scritta da Gastone, che sarebbe molto provato anche per una recentissima ischemia, ma ai PM colti di sorpresa dalla richiesta di rinvio dell'incontro, un'ammissione di responsabilità ricevuta via fax non può certo interessare. È una ricostruzione sommaria e senza dettagli, non toglie e non aggiunge nulla a quanto finora acquisito, commentano Alba Monte e Di Maio, che domani andranno ugualmente a Viterbo nella speranza di convincere De Santis a raccontare come andarono le cose minuto per minuto e chi era con lui quel pomeriggio. Quattro tifosi giallorossi sono fortemente sospettati, ma si cercano altri riscontri. L'incidente probatorio sta confermando l'impianto accusatorio. Ci fu uno scontro selvaggio tra romanisti e napoletani, con lesioni più o meno gravi per quasi tutti. A Daniele De Santis toccarono le botte e le coltellate, a Ciro Esposito quel colpo di pistola. Ed è massima allerta dopo il primo caso di contagio da virus Ebola in Europa, che ha riguardato un'infermiera di 44 anni che si è ammalata a Madrid dopo aver curato un missionario infettato che era tornato dalla Sierra Leone. Altre tre persone venute in contatto con la donna sono ora ricoverate all'ospedale madrileno Carlo III per accertamenti. Si tratta del marito della donna, di un'altra infermiera che faceva parte del gruppo di sanitari che ha assistito due missionari deceduti e un turista di origini nigeriane proveniente dall'Africa. La paura cresce con le ore, tanto che le persone sotto sorveglianza sono salite intanto a 52, tutte sono state in contatto con l'infermiera affetta dal virus. Ed è solo sport. Le frasi a sfondo razzista del presidente della Federcalcio Tavecchio sono state giudicate duramente in sede internazionale. L'UEFA lo ha sospeso per 6 mesi. In Italia è stato perdonato da alcuni, altri se ne sono dimenticati e comunque Carlo Tavecchio si è fatto eleggere senza troppe difficoltà alla presidenza del Federcalcio. Ma in sede europea, dove anche dopo le polemiche delle ultime ore il calcio italiano non è certo ben visto, la pensano diversamente. Ecco allora la squalifica sotto forma di inibizione per 6 mesi. Tavecchio non potrà partecipare al congresso continentale del marzo 2015, potrà però presenziare ai match degli azzurri. Questa la punizione per l'ormai celebre frase considerata razzista dai vertici della UEFA. Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. Battuta è felice questa, e la UEFA di Platini, che da anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione contro ogni discriminazione, ha avuto la mano pesante nel sanzionarla. Tavecchio rappresenterà la Federcalcio all'estero, ma non potrà partecipare alle riunioni UEFA. In Parlamento si chiedono già le sue dimissioni, ma il numero uno di Via Allegri non intende fare passi indietro neanche questa volta. Non commento e rispetto alla sentenza, dice. Tavecchio ha fatto però due concessioni. Non interporrà appello per evitare che la vicenda vada troppo per le lunghe e, soprattutto, si impegnerà ad organizzare un evento speciale in nome della lotta al razzismo. Ma tutto questo difficilmente basterà a cancellare la brutta figura fatta a livello internazionale. Intanto non si placano le polemiche per la partita Juventus-Roma, adesso è bufera anche sulla nazionale. Vediamo perché.
L'onda lunga di Juventus Roma non ha risparmiato neanche il ritiro azzurro. Il divieto imposto da Antonio Conte ai suoi giocatori di non gettare benzina sul fuoco è stato infranto proprio dal bianconero Bonucci, autore del gol vittoria. Il suo velenoso tweet parla chiaro, così come i destinatari della missiva. E l'inatteso autogol del giocatore ha subito imposto una presa di posizione da parte del clan azzurro. Diciamo uscita improvvida, secondo me. Accettiamo ovviamente le sue scuse, ma ciò non deve più succedere a lui e a nessun altro, proprio perché ci sono delle regole che vanno rispettate. Poi è stata la volta di Bonucci, seduto al fianco di Oriali, che da consumato difensore qual è, si è rifugiato in calcio d'angolo, prendendo quale alibi il suo originale modo di festeggiare i gol e che spiegherebbe la frase incriminata. Sappiamo tutti da chi proviene questa frase e che il popolo juventino ha tanto a cuore. Nelle mie parole non c'è stato nessun tono di polemica e nessun gesto offensivo o parola offensiva nei confronti di nessuno. Ma l'accusato numero uno è senza dubbio l'arbitro Rocchi, reo di aver concesso due rigori dubbi alla Juve, ovvero il presunto mani di Maicone e lo sgambetto di Pjanic ai danni di Pogba, nonché il gol vittoria juventina con Vidal in evidente posizione irregolare sul tiro vincente di Bonucci. Rocchi verrà fermato per almeno due turni, ma la risonanza mediatica dei fatti ha riproposto in maniera dirompente l'introduzione della tecnologia in campo, così da stroncare sul nascere ogni polemica. Conseguenze anche per quanto avvenuto domenica sulle tribune dello Juventus Stadium. Il contatto ravvicinato tra i giocatori della Roma e l'intero staff, ivi compreso l'espulso Rudy Garcia, potrebbe costare il daspo a un tifoso bianconero, reo di aver aggredito un componente dello staff tecnico giallorosso. Ed è tutto per questa edizione, vi auguro una buona giornata.